Seconda parte della trasmissione, dalle radici all'economia e al lavoro. Allora, cominciamo da Sardi, che ha portato un grafico. Perché Sardi parte da un grafico perché, sai, fare i piani sul lavoro, fare i piani economici e poi non sapere da che punto stiamo partendo, ecco, mi sembra un po' una lettura superficiale. Vediamo il grafico che ha portato Sardi. Cosa ci è voluto dire? Beh, un po' tutti dicono che questa è una cosa pacifica, bisognerebbe poter sforare il 3% di deficit rispetto al PIL, come hanno fatto altri paesi per rilanciare il lavoro. Hanno investito, il Giappone per esempio stampando moneta, gli Stati Uniti stampando moneta. Noi non riusciamo a fare questo, dobbiamo fare debito in più rispetto al PIL. Io ho portato questo grafico. No, no, lasciatelo per favore, lasciatelo, che è più interessante che la mia faccia. L'hai portato? Il grafico, voi vedete, a metà, non so se si legge bene, c'è lo zero, a metà del grafico. Quindi quando il nostro diagramma sta sotto lo zero, vuol dire che il nostro debito è inferiore alla crescita del PIL. È come se, anche aumentando il nostro debito, è come se diminuisse se cresce il PIL. Voi vedete che fino alla chiusura praticamente delle centrali nucleari all'inizio degli anni 90 il nostro PIL cresceva di più che il nostro debito. Dopodiché invece è cresciuto enormemente di più il nostro debito rispetto al PIL. Allora è irreversibile tutto questo? Bisogna riaprire le centrali nucleari per farlo No, basta dirlo. Tutti dicono che bisogna fare dei fatti. No, basta dirlo. Negli anni in cui Marzano, lasciatelo per favore. No, basta, l'ho fatto vedere, non è chiaro. Davvero? Ma si vede bene che negli anni in cui il ministro delle attività produttive Antonio Marzano, ripensando, chiaramente pensando all'Italia, ha detto bisogna riautorizzare i nostri tecnici a costruire centrali nucleari all'estero, immediatamente il nostro rapporto deficit-PIL è enormemente migliorato. Scendere vuol dire che migliora, ovviamente. Quando invece i Verdi hanno posto al governo Prodi l'ipoteca, l'obbligo a non assolutamente tornare al nucleare, noi vediamo risalire enormemente questo rapporto. Spieghiamolo per i cittadini. Era meglio vederlo. Spieghiamo per i cittadini. E quattro. Dico, spieghiamoli per i cittadini. Lasciate questa. Sardi dice: piano energetico fatto con criterio, che in questo caso, conoscendo lo stato tecnologico e tutto, una grande capacità di autonomia energetica a basso costo la si ottiene solo oggi nel 2013, ma solo dal 2013 fino al 2030, la si ottiene solo con una scelta di carattere nuclearista. Se ciò non avviene, l'Italia ha come un'ancora, è ancorata verso la crisi. Certo. Questo è il dato che dà. Sacca, un piano per il lavoro, sembra che sia tornato al centro della tematica politico-economica la tematica del piano del lavoro. Renzi vince il congresso del Partito Democratico e dice: fino ad oggi fatto zero, ha bocciato tutte le riforme sul lavoro, tra cui ha bocciato quella più, diciamo, conosciuta ultimamente, che è quella dell'ultimo governo Monti, della Fornero, ma secondo me lui boccia anche le Biaggi, cioè lui boccia anche quello precedente, e dice: nuovo piano del lavoro o l'Italia non ha futuro. A quel punto io vado al voto, dice Renzi, o mi danno questo, il PD mi dà immediatamente questo, chi oggi è in Parlamento, questa maggioranza, o altrimenti è inutile, tutti a casa e ricominciamo da capo. Che piano del lavoro serve per l'Italia? Suggeriamolo a Renzi. Guarda, io, come sai, mi sono occupato ampiamente della questione. C'è una questione di carattere storico enormemente importante e una questione più contingente all'Italia. Quella di carattere storico è la seguente: i ceti medi hanno un futuro o i ceti medi sono destinati a sparire? La grande distribuzione, la grande produzione, le banche sono coalizzati, ma non in senso negativo, nel senso che è un processo storico a affermare la grande distribuzione, la grande produzione, le grandi banche, e quindi a togliere di mezzo questo piccolo inciampo che sono le piccole imprese, le piccole e medie imprese,
e i ceti medi anche di carattere non soltanto economico, professionisti e così via, pensionati eccetera eccetera, impiegati eccetera eccetera, che ci sia un attacco ai ceti medi ormai riconosciuto da tutti. Non si capisce bene se questo è un attacco momentaneo o un attacco di carattere storico. Il piano del lavoro quale deve essere, ecco, per lanciare ceti medi? Se c'è questo attacco ai ceti medi, il piano del lavoro deve tener conto di questo, vale a dire, si vogliono rivalorizzare i ceti medi o si dà per scontato che i ceti medi devono sparire? Quello che non c'è nei piani, ora diciamo anche questo Renzi, è la cognizione del destino di interi ceti sociali. Quando Renzi fa la negazione, non so, dell'articolo 18, queste sono ma guisquiglie proprio a carattere minimo, quasi da non prendere in considerazione. Non è un'economia che va avanti perché tu neghi l'articolo 18, è ridicolo letteralmente, non hanno idee dei ceti storici. Ora, qui il problema è il seguente: se la forza politica e la forza sociale per difendere i ceti medi, e i ceti medi hanno ancora un ruolo storico, o il piccolo bottegaio, il piccolo imprenditore sono destinati a sparire, se c'è una scelta al proposito, c'è un piano di lavoro riguardante queste scelte. Se non c'è un piano, andiamo avanti a casaccio, come sta andando questo governo, che però, attenzione, come scrive in questo saggio sulla rivista Imperi pubblicato appena, è mirata. Noi invece no, si vogliono distruggere i ceti medi, non è vero, non c'è neutralità. Questo governo, come quello di Monti precedente, aveva lo scopo deciso di distruggere i ceti medi, addirittura di non dare il credito, pare che sia notizia recente, alle piccole e medie imprese. Pare che c'è un articolo sul Sole 24 Ore in cui dice che è ritirata la possibilità di dare credito alle piccole e medie imprese. Se lo scopo della società e delle classi dirigenti nazionali e internazionali è quello di distruggere i ceti medi, sia di carattere civile sia di carattere economico, questo porterà una situazione tragica, perché la sollevazione dei ceti medi arriverà a livelli insostenibili e quindi noi avremo un disordine sociale radicale. Spero, grazie, professore. Spero, Diego, che siano coscienti di dove vanno a parare. Grazie, professore. Alderighi, l'impresa ha delle richieste e l'impresa ha anche una serie di doveri da mettere in campo per il rilancio dell'Italia. Quali sono? L'impresa ha due cose a cui tiene molto: il portafoglio clienti e le sue maestranze, perché formare le maestranze di un'impresa è un lavoro lungo e costoso. Per cui nessuna impresa intesa come tale, nel senso ottimale del termine, vuole rinunciare a questa situazione. Ma l'impresa ha questa possibilità oggi? Questo è il suo dovere. A cosa mirerebbe l'impresa per la crescita? Indubbiamente a un discorso di mercato: se non cresce, ricade sotto l'entropia e decresce. Ha queste possibilità l'impresa? Non credo, salvo ovviamente le solite eccezioni. Il professore che mi ha preceduto ha detto delle cose molto giuste. Qual è il criterio politico riguardo all'economia? A mio avviso è un criterio non di andare avanti in maniera disordinata, ma quanto con un progetto molto chiaro. La piccola impresa italiana ha fatto concorrenza anche alle multinazionali, per cui è vista come, a livello internazionale, come una nemica. E come tale va abbattuta. Come la si abbatte? Si toglie il credito, si chiudono un po' di mercati, certo, si aumenta il costo del lavoro e l'impresa, la microimpresa, la piccola impresa, inevitabilmente cadono. D'altra parte è proprio o come dice Sardi, gli si tiene una bolletta energetica insostenibile. Tra altre cose, perché cinque volte quella francese. Non è che lega quando proprio in questa trasmissione. In altri momenti abbiamo parlato dell'energia e ricordo che la prima voce dello studio di un paese, quando si fa l'analisi di un paese, è proprio l'energia, produzione e consumo. Ecco il motivo perché in Italia hanno boicottato le centrali nucleari. Ma voglio dire una cosa ai nostri ascoltatori: le
aziende che producono energia atomica in Italia sono tuttora attive, cioè la producono tutt'oggi, perché spengere un reattore non è facile. Dove arriva questa corrente? Arriva al contatore, lì si ferma e lì poi subentra l'Enel con l'energia sempre atomica acquistata in Francia, in Germania e da altre parti. Questa situazione è ridicola, è qualcosa in più di ridicola, è qualcosa di che veramente mortifica gli italiani, il concetto di nazione, il concetto di popolo, il concetto anche di governo. Cosa si può fare? Onestamente molto poco. I doveri dell'impresa? Il dovere dell'impresa sono quelli di mantenere il mercato, di mantenere le maestranze e ovviamente, per non ricadere sotto l'entropia, quello di crescere. Ma il problema lo potrà fare l'impresa in un futuro? Apparentemente noi stiamo andando incontro a una deindustrializzazione costante che ha un grosso problema, cioè si ferma solo quando si arriva al fondo. Una battuta diceva: una tagliata dal fondo si può risalire, molti dicono si può anche scavare, e questa è la tristezza della situazione di oggi. Il dovere è quello di andare a ricercare anche risorse fuori. Molte imprese italiane oggi si rivolgono a banche straniere per avere liquidità, ma ovviamente lì è un discorso, parliamoci con molta chiarezza, amicizie, correnti politiche, questo sì, quell'altro no, si fa una divisione tra quelle che hanno la possibilità di prendere crediti e altre no. Il dispiacere è che, facciamo il caso della Telecom, invece di farci eventualmente prestare soldi dall'estero per fare un'operazione economicamente utile in Italia e rimanere quindi italiana l'operazione, addirittura regaliamo l'asset strategico all'estero. Aysad, l'Italia non può che fare i conti sull'integrazione economica anche di chi non è nato in Italia. Quali possono essere le potenzialità economiche di chi decide dall'estero di venire a lavorare in Italia? Io penso che le potenzialità economiche di chi decide di venire in Italia può essere, io punto sull'imprenditorialità, perché io penso che noi immigrati siamo venuti già con le esperienze comunque lavorative. Molti stranieri vengono già che sono imprenditori a casa e poi vengono per migliorare le condizioni di vita. Il mio caso è, c'è chi pure chi fugge dalla guerra, il mio caso è un cittadino senegalese che è partito dal Senegal sperando di migliorare le condizioni di vita economiche venendo in Italia. E a venire qua uno fa fronte comunque a delle situazioni diverse da quelle che immagini quando sei diciamo al paese di origine. E quello comporta però il fatto di stare qua, di cercare l'informazione, di sapere dove andare a bussare le porte, di studiare diciamo le leggi per poter intraprendere. Io vedo che comunque intraprendere è un fattore più per migliorare diciamo le condizioni economiche di un immigrato. Dico così perché tante volte tanti immigrati vengono, si limitano solo a fare diciamo il lavoratore dipendente. Per carità, anche il lavoratore dipendente comunque mira a migliorare le condizioni economiche diciamo, però rendendoci conto comunque della situazione pure dell'Italia di ieri, che per la mia esperienza personale, io so circa 15 anni che vivo in Italia, ho migliorato le condizioni economiche della mia vita, è un punto interrogativo, ancora lotto, combatto, cerco di bussare le porte, cerco di formarmi, informarmi. E poi quello che dico pure a tanti miei connazionali, anche agli africani, uscite, andate, cercate, informatevi, vedete le possibilità che avete, sino la diciamo comunque crescere economicamente diventa diciamo un po' difficile. Sa quale dovrebbe essere secondo me la sfida? La sfida di chi desidera venire in Italia e quindi entrare nel meccanismo del tessuto economico sociale è quella di passare da,
l'idea di venire per una ricerca di assistenzialismo a venire per cercare di fare un investimento economico. Allora questo dovrebbe essere il salto, perché se l'immigrazione in Italia è vista solo come ricerca di assistenza, di una condizione migliore, drammaticamente non c'è la possibilità o il pensiero di poter fare un vero salto economico e quindi avere una vera integrazione ad alti livelli. Questo è un po' il meccanismo. Io immagino l'immigrazione turca in Germania. L'immigrazione turca in Germania è stata un'immigrazione non per la ricerca di assistenzialismo, ma è stata una immigrazione per sfruttare delle opportunità industriali e artigianali. Sì, io concordo, questo ci porta a dire organizzare meglio l'immigrazione, formare diciamo, le persone a casa prima di venire a, diciamo, in qualunque paese straniero. Secondo me l'assistenzialismo oggi è finito, perché i paesi dove l'immigrato andava anni fa a cercare l'assistenzialismo, oggi sono paesi che comunque fanno fronte ai problemi diciamo dei cittadini proprio. Quindi concordo con te assolutamente, e questo mi riporta a dire sempre immigrazione però organizzato, ben organizzato, e questo ci porta a dire i rapporti bilaterali tra paesi diciamo che accoglie e paesi di origine. Secondo me è una grande sfida, però io penso che si può fare. Grazie. Sardi, l'energia l'abbiamo detto, piano per il lavoro, che si deve fare? Un suggerimento. Ma da psicologo io quello che io propongo è di riparlare del coraggio di lavorare. L'Economist recentemente ha fatto un'indagine su Tod's, produzione delle scarpe che esportiamo in tutto il mondo. Dice che non c'è un solo italiano che abbia meno di 36 anni che lavori per Tod's, nonostante che lo stipendio netto annuale sia di 18.000 euro iniziale. È un bel lavoro artigianale, nella moda, è grintoso, ma gli italiani non si preparano più, dice l'Economist, per questo genere di lavori. Studiano, dice sempre l'Economist, per delle materie che i loro genitori ritengono che siano interessanti, per fare gli avvocati, per fare gli psicologi. Noi siamo il secondo paese nel mondo per numero di psicologi. Tutti mestieri che in realtà sono sovra rappresentati. Non abbiamo più il coraggio, per esempio, di lavorare con le mani. In Germania si dice Handwerk, l'associazione dei lavoratori manifatturieri, ma proprio con le mani. Noi diciamo l'artigianato, come se fosse un'opera d'arte, altrimenti non ci abbassiamo. Non c'è più il coraggio, e purtroppo da parte dei politici, anche della magistratura, c'è una repressione del gusto di lavorare, che somiglia molto a quella che 100 anni fa era la repressione dell'attività sessuale, dell'energia sessuale. Io credo che la persecuzione nei confronti del nucleare, degli OGM, di tutte le tecnologie che servono per potenziare il lavoro faccia parte di questo andamento italiano peculiare del nostro paese. Non è all'estero, non all'estero, all'estero non è così, si parla con estrema serenità di tutto ciò che serve a potenziare il lavoro, in Italia lo si criminalizza. Mi piace, piano per il lavoro, per insegnare a fare con le mani, mi piace. Sacca. Io ho il mio piano di lavoro che insomma ormai sostengo da tanti anni. La piena occupazione. Ormai negli ultimi periodi la chiamo impresa fisarmonica. L'impresa fisarmonica è questa: un'impresa nella quale il profitto sia una variabile, non l'elemento assoluto dell'impresa. Quindi se c'è bisogno di diminuire i profitti, si diminuisce i profitti per mantenere l'occupazione. Se c'è bisogno di lavorare di più, si lavora di più. Se c'è bisogno di avere meno salari, si hanno meno salari. Se c'è bisogno di più salari, si hanno più salari. Se c'è bisogno di lavorare di meno, si lavora di meno. Purché si lavora il più gran numero. Perché? Perché se non c'è lavoro, non c'è retribuzione, non c'è consumo.
e noi siamo una società di consumi. Hanno fatto miriadi di reclamizzazione sul fatto che le nostre società si basano sul consumo. Ora invece è invalsa l'idea di una società di virtuosi, i quali improvvisamente scoprono quanto è bello rinunciare ai consumi. Questa idea dell'austerità è una pazzia, perché stabilisce un circuito negativo. Se io sono virtuoso e non consumo, l'impresa crolla perché non ha consumatori. È una cosa ad una BC banalissima, l'avevano inventata i primi teorici del capitalismo, i quali avevano puntato appunto su, addirittura su diciamo vizi privati, pubbliche virtù, è la famosa dizione, no? Dice: tu sei amante del lusso, allora vuoi i cavalli, vuoi le cocche, eccetera, quindi consumi, quindi vai a mandare l'economia. Allora io l'impresa a fisarmonica. L'impresa a fisarmonica, se il capitalista non è dell'idea di diminuire il profitto per mantenere l'occupazione, i lavoratori facciano da sé, i piccoli produttori facciano associazioni, perché devono concorrere con la grande impresa. Quindi siccome la piccola impresa è destinata, che se ne dica, ad essere distrutta, i bottegai abbiano il coraggio di mettersi insieme, di fare un collegamento di piccole attività produttive, perché se non lo fanno sono destinati a fallire. Anche perché se il supermercato mi vende una merce 80 e il bottegaio me la vende a 150, io la compro dallo spazio generale, quindi è anche un fatto economico di convenienza. Allora i piccoli produttori e i lavoratori, siccome nessuno dà più lavoro, anche perché le tecnologie in linea di massima espellono lavoro, c'è questa concomitanza, guarda, c'è questa concomitanza atroce. I paesi producono a basso costo e quindi hanno una concorrenzialità vincente. Noi produciamo a più alto costo e la tecnologia dei nostri paesi espelle lavoro. Questi due elementi, che produciamo a più alto costo e che eliminiamo lavoro con le tecnologie, portano una disoccupazione strutturale inguaribile, che può portare ad un disordine sociale totale. Mi piace l'aspetto positivo che l'unione, sì, l'unione può fare la forza. Questo, nelle energie italiane. Alderighi, cosa possiamo fare per portare capitali stranieri in Italia, ma a prestito di imprenditori italiani? Ci abbiamo provato da sempre, ma negli ultimi 15 anni è stato molto difficile. I meccanismi sono diversi. Primo, l'Italia non è ricettiva sotto il profilo giuridico. Chi porta i capitali in Italia, chi investe in Italia, chi dà denaro alle imprese italiane, può trovarsi poi nelle pastoie giurisdizionali e quindi potrebbe averne un documento. In Italia la legge prevede che ci siano delle garanzie a fronte di prestiti, non garanzie reali, non garanzie di progetti. E questo è il secondo elemento discriminante per le imprese italiane. Per esempio, le banche italiane seguono pedissequamente Basilea 3, le banche europee non importa assolutamente nulla di Basilea 3. Allora, perché noi siamo obbligati a seguire e le altre banche non le seguono? Questa è una domanda fondamentale. Un industriale francese un giorno mi disse una frase, dice: investirei volentieri in Italia, ma se io nella zona dove investo venga a scontrarmi per un problema giuridico con aziende di un certo tipo in Italia, già so che io ne uscirei perdente. Non dico quali aziende, è questo il problema, l'altro problema che c'è in Italia, non c'è certezza. L'ultimo aspetto è l'aspetto delle leggi un po' ancestrali, articolo 18, i sindacati che ancora stanno nel mondo dei sogni, che certamente garantiscono il lavoro fatto nei decenni precedenti, ma oggi è un discorso da chiudere. Cito sempre, perché non lo cito, il sindacato sudcoreano, quindi non parliamo del sindacato francese, ma sudcoreano, ha convocato anni fa i lavoratori dicendo: signori,
Il futuro più o meno sarà questo, e in base al futuro dobbiamo regalarci già da oggi e sistemare le nostre faccende. Il sindacato italiano sarebbe capace di fare un'azione del genere? Non lo so, a mio avviso probabilmente no. Ma se noi non sblocchiamo alcune leggi in Italia, se non sblocchiamo questa mentalità retriva verso il successo, chiamiamolo così, e che speranza hanno i nostri industriali, i nostri operatori economici? Io l'immagine che ho dell'Italia è questo. Tutti dicono, mi raccomando, stabilità. Io invece penso che in realtà non nessuno voglia avviare un vero e proprio processo di normalizzazione, certo, che significa ognuno va dato ciò che merita per quanto si impegna, perché se ciò arrivasse ribalterebbe tutto lo status generale, certo, e le condizioni economiche di tante persone che oggi sanno di avere più di quello che si meritano. Certo. Allora, che cosa si può fare in Italia, Aysat? Io penso che, dato che il fenomeno dell'immigrazione non lo possiamo fermare, comunque è un fenomeno che da anni esiste e che sicuramente esisterà sempre, e ribadisco sempre il fatto comunque di organizzare meglio l'immigrazione. C'è chi dicevo prima, scusami, non mi ricordo il nome, professor Sacca. Professor Sacca diceva, dicono accogliamoli tutti. Io non sono di questo parere di accoglierli tutti. Io non dico di accogliere tutti. No, no, nel senso contrario. ha citato sì, prima, sì, 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 ha citato prima che dico. Parlavamo. Sì, poi voglio dire qualcosa sull'argomento. Io li accolgo, farei l'immigrazione più selettiva, magari accolgo le persone che so che possono contribuire, diciamo, alla crescita economica di un paese. E quindi torno sempre su questo fatto: immigrazione più organizzata, persone formate prima di venire, oppure l'internalizzazione, perché no? Sono secondo me questi temi oggi dove dobbiamo puntare se vogliamo veramente contribuire, diciamo, alla crescita economica del paese di accoglienza e poi dopo in conseguenza pure del paese di origine. Allora, posso intervenire su questa cosa un attimo? Abbiamo un flash per uno. Ho 30 secondi ciascuno. Cosa vorreste trovare sotto l'albero dell'italiano ideale? Ma poterne parlare di più di questi problemi, perché sembra strano, nei talk show televisivi si toccano moltissimi, si gira tantissimo attorno a questi argomenti senza mai andare al nocciolo. Io, questo è l'unico posto dove mi pare che si possa dire il costo dell'energia quanto è e perché è così, la repressione della volontà di lavorare da dove viene e che danni provoca, quali sono le soluzioni che fuori d'Italia si può tranquillamente parlarne. Qui in Italia non se ne parla. Allora, a Natale almeno l'atmosfera è più serena, meno repressiva dovrebbe essere. Tutti esprimono all'inizio dell'anno i propri desideri. Io ho portato un grafico che dimostrava che bastava dichiarare il proprio desiderio di spendere meno nel costo dell'energia e immediatamente le banche prestavano alle imprese italiane a tassi inferiori che a quelle tedesche. Quindi meno repressione per le buone discussioni. Professor Sacca, sotto l'albero. Io sotto l'albero, una imprenditorialità generalizzata. Io sono il teorico del lavoratore imprenditore. Per me ormai l'uomo deve diventare imprenditore di se stesso, cioè deve veramente navigare in mare aperto. Quindi accolgo anche quello che dice Sardi, cioè basta, scateniamoci nell'imprenditorialità, nell'iniziativa, perché altrimenti non ne usciamo fuori. Se mettiamo troppo rigidità in queste cose, noi veramente siamo al palo, e siccome c'è questo attacco, che se ne dica, ai ceti medi produttivi, ai ceti medi in genere, costoro devono diventare i protagonisti dell'imprenditorialità, perché la società si basa sul ceto medio, la società moderna. Senza il ceto medio c'è pochi ricchi e moltissimi poveri,
ed è un disastro sociale. Quindi o il ceto medio si valorizza scatenandosi nell'imprenditorialità. Che vuol dire scatenandosi nell'imprenditorialità? È chiaro che vuol dire. È chiaro che vuol dire. Allora non quindi sotto l'albero, sotto l'albero, adrenalina imprenditoriale. Alderighi, cosa vuoi trovare sotto l'albero? Il desiderio degli italiani di capire una cosa essenziale oggi, lo era anche ieri, ma oggi soprattutto, non possono più dire soldi allo Stato, non posso più chiedere allo Stato interventi che lo Stato non può e non vuole dare. Devono arrangiarsi per conto proprio. Noi italiani abbiamo le capacità, abbiamo ancora del denaro, quindi abbiamo ancora della ricchezza da investire, abbiamo soprattutto la possibilità di stare bene insieme. Questo forse è il punto dolente. L'italiano non è molto capace di stare insieme a proprio simile e credo che debba imparare. Questo io mi auguro che sia sotto l'albero. Capacità di autonomia. Esatto. Aisat, cosa dobbiamo trovare sotto l'albero? Sotto l'albero io mi veni da dire sensibilità, però sensibilità no, perché la sensibilità nei confronti degli immigrati già c'è. Non è per niente che hanno messo la Kenji come ministro per l'integrazione, diciamo. Quindi diciamo la velocità nella emanare, si può dire, delle leggi, sì, più veloce, diciamo, nella burocrazia per quanto riguarda l'ottazione dei permessi di soggiorno, di tutto quello che riguarda, diciamo, in una maniera amministrativa, non mi viene la parola. No, che la burocrazia, per la burocrazia. Per la burocrazia, diciamo. La intendo bene, io potrei dire. Con la legge Bossi-Fini si è fatto la metà della mela, perché si è stati rigorosi con, diciamo così, i clandestini e con gli irregolari. Però bisognava essere allo stesso tempo con un'altra metà della mela veramente molto accoglienti con quelli regolari e che vogliono lavorare. E pure la stabilità, diciamo, perché è chiaro, secondo me è un perdita pure di risorse quando dai alle persone l'accoglienza, tutto ciò che vuol dire pure l'orientamento, e poi dopo li lasci questo fuggire. Questo vale molto per l'Italia, non solo per l'immigrazione. Li lasci fuggire per questo un altro paese, diciamo. Vale per l'Italia. Se si è, bisogna essere duri con i cattivi e bisogna essere buoni con chi se lo merita. Poca pubblicità, a tra poco.